Leggo il messaggio da parte della Federazione di Livorno che alcuni componenti fra l'altro hanno dato a livello individuale l'adesione a questa all'iniziativa dell'associazione. Il titolo dell'iniziativa che propongono è il recupero frontale del Teatro San Marco di Livorno, dove nel 21 è stato fondato il Partito Comunista. L'anno in corso è il 70° della cacciata dei nazifascisti dall'Italia e il trionfo della resistenza armata delle brigate garibaldine guidate dall'intelligenza politica e militare dei comunisti. L'intelligenza politica che guidò i comunisti ad essere la forza principale dello scontro con il nazifascismo fu il compagno Palmiro Togliatti, che riuscì a far accettare le brigate garibaldine comuniste la svolta di Salerno e dare alla loro lotta la dimensione nazionale del popolo italiano. Il braccio armato che sconfisse sul campo il nazifascismo fu il compagno Luigi Longo. Le sue grandi doti politiche e militari si erano già concretizzate nella Guerra di Spagna, quando ebbe l'incarico di ispettore generale e in pratica operò come commissario politico delle brigate internazionali. Nella lotta armata contro il nazifascismo, Luigi Longo divenne il massimo dirigente militare del Partito Comunista nell'Italia settentrionale. Per le sue doti militari e politiche venne scelto dal CLN come vicecomandante del Corpo Volontari della Libertà. Il Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia gli affidò il compito di giustiziare Benito Mussolini in nome del popolo italiano. Il compito dei comunisti del XX secolo è quello di ridare la dignità e il prestigio ai comunisti, quali li ebbero nel XX secolo, quando erano guidati dai segretari Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer. I comunisti del XXI secolo hanno il grande compito di riaffermare che la Costituzione dell'Italia è il frutto della resistenza e del grande sacrificio in vite umane dei giovani che militarono nelle brigate garibaldine. Devono rivendicare che il presidente dell'Assemblea Costituente fu un grande intellettuale comunista, Umberto Terracini. La prima firma su quella carta fu del presidente della Repubblica e la seconda quella del comunista Terracini. Quindi chi si assume oggi il compito di ricostruire il Partito Comunista ha la grande responsabilità politica, morale e sociale verso i comunisti del XX secolo, guidati dai segretari Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer. Il Dipartimento Cultura della Rifondazione Comunista della provincia di Livorno ha proposto alla direzione del partito il recupero urbanistico del frontale del Teatro San Marco situato in Via Borra. Il teatro andò distrutto dalla guerra per l'80%. In quel teatro, il 21 gennaio del 1921, nacque il Partito Comunista d'Italia dopo la scissione dal Partito Socialista Italiano che in quei giorni svolgeva il suo congresso. Di quel teatro è rimasto un frontale che dà sulla via Borra in grave stato di abbandono e pertanto bisognoso di un intervento di restauro urgente. Il compito dei comunisti del XXI secolo è quello di recuperarlo e farlo diventare un monumento nazionale perché sia l'emblema anche per loro del contributo determinante che quegli uomini seppero dare alla fondazione di uno Stato democratico e a quella di un grande partito di massa all'indomani della guerra mondiale. Il 21 gennaio deve diventare una giornata storica per tutti i comunisti italiani. Tutti i comunisti italiani devono partire dal Teatro Goldoni dove si svolgeva il congresso del Partito Socialista e ripercorrere la strada che ha percorso il fondatore del Partito Comunista d'Italia fino al Teatro San Marco. Il comunismo è una fede laica e il 21 gennaio deve essere una giornata sacra per tutti i comunisti e Livorno un luogo per ritrovarsi tutti e riconoscersi in queste vestigia. Questa è la proposta che lanciano i compagni delle Fondazioni Comuniste di Livorno. Sottolineo che la facciata è cadente, all'interno c'è un asilo nido, è anche un bel simbolo questo che all'interno del teatro dove è nato il Partito Comunista comunque crescano, vengono allevati dei bambini. Io volevo aggiungere una cosa che non è un intervento, è una proposta per l'associazione il lavoratore Salvatore D'Albergo, che è quello di preparare un profilo per la Wikipedia, perché non esiste su Salvatore ed è una grave mancanza. No, non c'è. Va fatta, è un intervento anche molto facile tecnicamente da fare, quindi lavoriamo perché ci sia questa presenza sul mondo online su cui poi accedono tutti ormai. Lascio questo per i piatti dell'incontro di oggi. Bene.